L'operazione della Polizia di Stato, denominata Safety Car 2, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, si è sviluppata in varie giornate consecutive in molte questure d'Italia. Particolarmente utile l'impiego del sistema Mercurio, un dispositivo di rilevazione automatica di targhe collegato con un database che ha consentito di controllare in tempo reale targhe di veicoli in transito parcheggiati. In provincia di Sassari è stato molto soddisfacente il bilancio dell'operazione, che ha visto l'impiego delle pattuglie della sezione volanti della questura e dei commissariati di Olbia, Alghero, nonché del reparto prevenzione crimine Sardegna e della polizia stradale, impegnate verso uno stesso obiettivo: porre in essere una più incisiva azione sinergica di contrasto al fenomeno dei furti e rapine in danno di autoveicoli, motoveicoli ed autocarri. Sono stati verificati 2.392 veicoli, di cui 10 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, un motoveicolo oggetto di furto è stato recuperato. Sono state altresì controllate 685 persone e sono state elevate 124 contravvenzioni al codice della strada per mancato uso di cinture di sicurezza, mancata revisione, assenza di assicurazione e mancanza di documenti al seguito. L'obiettivo dell'operazione è quello di attuare mirati ed incisivi controlli nelle aree e nei luoghi dove il fenomeno di furti è maggiormente diffuso e nelle località dove possono essere depositati o parcheggiati i mezzi provento di furto rapina. Anche nelle prossime settimane la Polizia di Stato continuerà i servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza stradale e tutte le attività connesse. Domani a Sassari, presso la sala congressi dell'Hotel Grazia Deledda, i candidati della coalizione di centrodestra autonomista celebreranno l'evento di chiusura di una campagna elettorale che li ha visti al centro dell'apprezzamento delle comunità del sassarese. Pietro Pittalis, Maria Grazia Salaris, Antonio Moro, Gabriele Satta, Sabrina Serra, Laura Giorico, Bruno Murgia, Dario Giagoni e Giorgia Vaccaro, assieme ai consiglieri regionali Marco Tedde e Antonello Peru e rappresentanti dei partiti alleati, illustreranno il programma della coalizione che si avvia a conquistare uno storico risultato. Sarà Anna Finocchiaro, ministro per i rapporti con il Parlamento, a chiudere domani la campagna elettorale del centro-sinistra a Sassari. L'iniziativa pubblica della coalizione in programma alle ore 18 al Teatro Comunale di Piazzale Cappuccini. Un evento finale al quale parteciperanno i candidati nei collegi uninominali e proporzionale del territorio. Anna Finocchiaro, già ministro delle pari opportunità del governo Prodi e capogruppo dell'Ulivo prima e del PD poi al Senato, è stata anche presidente della Commissione Giustizia alla Camera e la Commissione Affari Costituzionali al Senato, prima di diventare ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo Gentiloni. La sua presenza a Sassari chiude una campagna elettorale del centro-sinistra molto partecipata, che ha visto i candidati toccare tutti i comuni dei collegi. Gli inquilini di un appartamento delle case popolari di Piazza Perosi nel quartiere di Santa Maria di Pisa hanno contattato la nostra redazione per chiedere tramite la nostra emittente aiuto al comune di Sassari per la situazione di grave umidità che si presenta all'interno di alcuni appartamenti, che ha fatto annerire tutti i soffitti e ha creato un microclima all'interno delle case decisamente poco salutare. L'umidità all'interno degli edifici popolari è una problematica molto diffusa. La copertura dei tetti infatti non sempre riesce a isolare al meglio dagli agenti atmosferici esterni e così capita di frequente che si formino addensamenti di muffa sulle pareti, specialmente negli ultimi piani delle case comunali. Noi siamo andati a trovarli. Tutto umido, con una madre malata. Sono intervenuti e mi hanno detto che era solo vapore acqua, ma questo non è vapore acqua perché questa è un'umidità che sta assorbendo la facciata da fuori. Sono mai intervenuti? È intervenuto il geometra del sole delle case popolari ieri. Io purtroppo ero assente per motivi di salute, anche io ero in ospedale, e a mia madre gli hanno detto che era il vapore acqua, ma questo per me non è vapore acqua. Quanto tempo è che non fanno manutenzione qui al palazzo? Qua sono venuti, hanno dato una guardia e non hanno fatto mai niente, zero.
iniziando dai giardini che sono pericolosi, marciapiedi, tutto quanto. Nel quartiere di Santa Maria di Pisa, purtroppo, è come se ci avessero dimenticato. Era venuto il sindaco per sentire tutti i problemi del quartiere, però non abbiamo visto alcun effetto di quello che noi lamentiamo. In primis siamo invasi dai topi, ci sono tombini scoperti. Secondo, c'è un degrado, il verde che potrebbe essere valorizzato anche dai cittadini stessi non viene preso in considerazione. Poi c'è il degrado nel turbino, giustamente non riesce a coprire tutto il quartiere, insomma, dunque la mondizia si accatasta. Poi per quanto riguarda, ci mancano panchine, vorremmo più cassonetti della mondezza, perché quelli mancano, siamo tanti nel quartiere. E poi noi vorremmo che fare anche qualcosa nel sociale, cioè togliere i ragazzi dalla strada e dare un punto di riferimento, perché ci sia anche una crescita loro culturale, perché si sa che l'abbandono delle scuole è sempre maggiore. E poi niente, che ci prendano in considerazione, non aspettando ogni volta le votazioni, ma noi siamo cittadini che paghiamo regolarmente le tasse, poi per chi non le paga sarà un problema loro. Io a questo faccio un appello accorato affinché si ricordino del quartiere Santa Maria di Pisa. La scuola si apre alla città e diventa a sua volta comunità educante in un circolo virtuoso che ruota attorno ad un nuovo modo di fare didattica. Un obiettivo sempre più vicino ad Alghero, dove nell'ambito del piano straordinario di edilizia scolastica Iscola nascerà la scuola del terzo millennio in via Tarragona. Con 3.750.000 euro su 10 complessivi destinati dalla regione alla città, il nuovo istituto che oggi ospita le classi elementari e medie sarà completamente rinnovato negli spazi interni ed esterni. Sarà realizzato un auditorium musicale aperto anche all'utilizzo esterno e verrà realizzato un giardino tra i due corpi separati. La presentazione di tutti gli interventi è avvenuta alla presenza del governatore Francesco Pigliaru e del sindaco di Alghero Mario Bruno. L'investimento complessivo su 24 scuole è di circa 10 milioni di euro. I lavori inizieranno a giugno. Gentili amici, salve a tutti, insieme anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio all'interno del nostro telegiornale. Inizia anche per Madonne, le associazioni promotrici del progetto 8 marzo e oltre, il mese dedicato per antonomasia alle donne, quello in cui viene realizzato il progetto istituzionale di un'associazione che non si occupa solo di donne, ma che ad esse riserva però un'attenzione particolare. Un progetto all'insegna della condivisione, quello voluto dalla presidente Brunilde Giacchi, con la quale hanno collaborato in veste di promotori numerose associazioni. Viviana Tarasconi, direttrice della Biblioteca Universitaria in Piazza Fiume, ospiterà per tutto il mese di marzo il progetto dal titolo 8 marzo e oltre, che si aprirà quest'oggi alle ore 18 con il concerto della Corale Studentesca Città di Sassari, diretta dal maestro Vincenzo Cossu. Insieme a Madonne e anche numerose associazioni come ad esempio ACOS, FIDAPA, Federazione Nazionale Pensionati CISL, Associazione Dante Alighieri, Associazione Italiana Maestri Cattolici, Canne al Vento e International Inner Wheel Club Sassari, per inaugurare la mostra di oggetti in uso alle donne realizzati da loro stesse oltre 100 anni fa. Quindi quest'oggi alle ore 18 si parlerà anche di donne che aiutano le donne ed interverranno Giustina Casu, presidente di ACOS, e Maria Giovanna Masala, presidente di Canne al Vento. Bene, e noi anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. In chiusura, come al solito, vi ricordo che tutti i nostri contatti sono disponibili all'interno del nostro sito internet www.telegin.tv, all'interno del quale troverete anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni. Io vi saluto, a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci!
e fredde voglio andare. A Ciapà, a Gumari, Rube non mi fa arrabbiare. Manzano, c'ho carretto, mi rubo un curugo il petto, la cravata e il borsalino, oggi so con cittadino, trota, trota. Che Rube, che ragazza se muoia, ma chi ti auguro, se purturenti non si può più camminare. Rucava, rucava, vai in campagna e non durrà. Rua ioda, rucava, i noghi non ti puoi passare. Noi a 30 siamo attenti, fisso tutti i frattimenti. Sacramento chi potete, ciò bucati di talpeti. Mancanti ripeti correnti da tutti i trentini sacudenti. Lo cavallo si ferma a fascia, pronta la guardia si vuole affrusciare. Circola, circola e non ti fima, chi si protetti ti parti a rità. Ma di campagna passiamo in città, dove il progresso la civiltà. Rucava, vai in campagna e non durrà. Rua ioda, rucava, i noghi non ti puoi passare. Vedi la bravita, tu sei vedo chi ha ruggito, fai la fine di lei, lo scilaneo di Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle ore 16, alle ore 18.30 e alle ore 23 circa. Per chi si fosse perso il nostro notiziario, può vederlo 24 ore su 24 sul canale 115 del Digitale Terrestre. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente questa sera alle 20.30. Ospite della puntata la poetessa Giuseppina Schirru. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.